Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Oggi ragazzi sono qui per farvi un altro video inquietantello, perché voglio raccontarvi di un fatto molto interessante che mi è capitato tra le mani. Prima di iniziare però vi ricordo che nell'info box e qua trovate scritto il mio Instagram, lì potete contattarmi, avere a che fare con me, chiedermi dei video in direct o ancora, se avete voglia, menzionarmi mentre guardate i miei video. Cercherò sempre di ricondividervi e comunque mi fa sempre molto piacere. Detto questo, sigla e poi ci diamo dentro col video. Questo caso, ragazzi, è stato ripreso da parecchi documentari. L'ultimo, intitolato The Disappearance of Susan Crooks Powell, è stato presentato in anteprima su Oxygen, un canale televisivo a pagamento, nel maggio del 2019. Inoltre, c'è anche un podcast condotto da Dave Crowley, basato proprio sul caso di Susan Cox Powell nel novembre del 2018. Ma non è finita qui, perché a dicembre del 2018 il canale Investigation Discovery, un ennesimo canale televisivo americano a pagamento, presenta un altro documentario sul caso di Susan Cox Powell. Quindi ragazzi, arrivo al dunque. Oggi parliamo di una donna sparita nel nulla nel dicembre del 2009, ossia Susan Cox Powell. La donna è sposata con Joshua Powell. E vi dico questa cosa perché è molto importante per la nostra storia. Susan è di West Valley City, nello Utah. E appena scompare, la prima persona che emerge come indiziata è proprio suo marito, Joshua. Anche se non viene mai realmente accusato. Però tentiamo di scavare un po' per capire il contesto in cui ci troviamo. Joshua Powell nasce il 20 gennaio del 1976 da Steven e Terrica Powell a Puyallup, Washington. Steven e Terrica comunque si sposano nei primi anni 70 e hanno 5 figli: Jennifer, John, Joshua, per l'appunto, ossia il protagonista della nostra storia, Michael e Alina. Inizialmente Terrica descrive il marito come un marito amorevole, è assolutamente devoto alla chiesa mormone, tanto da aver svolto una missione per la chiesa in Argentina. Per chiarirci, il mormonismo è una religione. La parte maggioritaria è comunemente nota come Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni. I mormoni devono questo nome al Libro di Mormon, un testo sacro riportato da Joseph Smith. Comunque inizialmente va tutto bene, Steven riesce addirittura a prendersi cura della sua famiglia, ha un lavoro stabile, fa l'autista per una società di mobili con sede in California. Però intanto il tempo passa. E in tutti questi anni, in tutto questo periodo, Steven sviluppa una diffidenza nei confronti del mormonismo. A questo punto però tra Steven e Terrica, ossia sua moglie, inizia a svilupparsi una diffidenza sempre più profonda. La moglie non lo riconosce letteralmente più. Inizialmente sì, era molto devoto, ma ora dimostra un totale disinteresse per la religione. Arriviamo al 1992, quando Terrica fa delle dichiarazioni durante il divorzio, che fanno venire alla luce dei fatti abbastanza importanti. Terrica sostiene che Steven abbia condiviso delle cose zozzettine con Joshua. Inoltre, Terrica sostiene che non è mai stato un padre per loro, perché non gli ha mai imposto limiti o divieti rispetto a determinati comportamenti, che è quello che dovrebbe fare un genitore di base. Steven purtroppo entra con un triplo salto carpiato in questo mondo, ossia nel mondo delle cose zozzettine, insomma. Ci siamo capiti. E in effetti, più entra in quel mondo, più si allontana dalla chiesa. Poi, nel tempo, peggiora e la sua diventa una vera e propria ossessione. È infedele nei confronti di Terrica, entra in fissa per altre donne. E negli anni Terrica purtroppo lo becca sempre. Ad esempio, Terrica racconta che mentre era incinta di Alina, ha trovato un diario scritto da Steven, molto dettagliato, che parlava di cosa avrebbe voluto fare con una donna. Sempre la stessa, peraltro. Anche in questo caso, ragazzi, sì, parliamo di cose bricconcelle. Steven è davvero letteralmente ossessionato, ovviamente questa cosa non giova alla famiglia. Joshua, suo figlio, infatti, a quanto ho potuto leggere, inizia già a mostrare i primi problemucci in adolescenza. Si dice abbia fatto del male a degli animaletti che appartenevano alle sue sorelle, che abbia tentato di farla finita più di una volta, ma soprattutto si dice che abbia minacciato la madre Arriviamo al 1998. Joshua ha 22 anni, vive a Seattle e va all'università, l'Università di Washington. Qui Joshua Powell inizia la sua prima relazione con una donna di nome Katherine Terry Everett. I due si innamorano e si trasferiscono immediatamente in un appartamento assieme. Ed è a questo punto che iniziano i problemi. Joshua inizia a diventare possessivo nei confronti di Katherine. Continua ad imporle restrizioni anche quando si tratta di andare a far visita alla sua famiglia. Infatti, pensate che se la ragazza vuole far visita alla sua famiglia, non può farlo da sola. Deve sempre esserci anche Joshua. Così un giorno Katherine va semplicemente a trovare un suo amico nello Utah e, non si sa come, riesce a partire
senza Joshua. È in quel momento che Catherine decide di prendere in mano la situazione, perché non solo non torna a Seattle, ma molla pure Joshua per telefono. È a questo punto che Joshua incontra Susan Cox nel 2000. È una sua compagna di corso all'Institute of Religion, ossia un'organizzazione locale che fornisce educazione religiosa ai giovani adulti membri della chiesa mormone. Susan e Joshua si incontrano ad una cena nell'appartamento della ragazza a Tacoma, sede della contea di Pierce, a Washington. I due iniziano una relazione e si sposano al Tempio di Portland, un tempio della chiesa mormone, nell'aprile del 2001. Poco dopo il matrimonio, Joshua e Susan vanno a vivere a casa di Stephen Powell, il padre di Joshua, a Puyallup, Washington. Ma cosa sarà mai successo, ragazze e ragazze? Ebbene sì, Stephen, il padre di Joshua, ha sempre la stessa ossessione, quella che vi ho raccontato poco fa, a inizio video. E ovviamente la riversa proprio su Susan, questa ossessione. Pensate che Stephen ha iniziato a registrare Susan con una videocamera mentre girava in casa. Inoltre ha anche iniziato ad usare un piccolo specchio per poterla spiare mentre era in bagno. Le ha sottratto anche della biancheria fino ad arrivare al 2003. Quando Stephen vuota il sacco e confessa i suoi sentimenti amorosi a Susan, la moglie di suo figlio. Susan ovviamente non è che ci rimanga troppo bene che il padre di suo marito le dica tali cose. Rimane sbigottita, sbalordita e lo respinge. Intanto sia Susan che Joshua si laureano. Joshua lavora per diverse aziende mentre Susan è una brillante cosmetologa. Ma a questo punto, anche a causa della rivelazione di Stephen, il padre di Joshua, Susan e Joshua cambiano casa, si trasferiscono a West Valley City, un sobborgo di Salt Lake City. A questo punto Susan inizia a lavorare alla Wells Fargo & Company, una società multinazionale americana di servizi finanziari. Inoltre la coppia ha due figli, Charlie che nasce nel 2005 e Barden che nasce nel 2007. Anche se in effetti passa il tempo e a lungo andare iniziano i problemi. Ci sono dei diari e delle mail di Susan che descrivono il rapporto che aveva con Joshua in fase di rottura. Erano spesso in discordia, anche perché Joshua continua ad avere contatti con Stephen, suo padre, nonostante il passato. Alla fin fine Joshua si indebita fino al collo. E sua moglie Susan, nel luglio del 2008, ha registrato un video in cui dichiara due cose che secondo me sono parecchio preoccupanti. Prima di tutto Susan dice questo: voglio che sia documentato il fatto che il nostro matrimonio non va affatto bene. E poi dice un'altra cosa Susan, una cosa che preoccupa. Se vengo a mancare, potrebbe non essere un incidente, anche se potrebbe sembrarlo. Siamo arrivati al nocciolo della questione, ragazzi. Parliamo del fatto. Cos'è successo a Susan? In che circostanze Susan è sparita? Dunque, siamo a domenica 6 dicembre 2009. È circa mezzogiorno e Susan, con i suoi figli Charlie e Barden, va alla funzione religiosa della chiesa mormone. Al termine della funzione torna a casa con un suo amico, Kiersey Hallowell. E nel pomeriggio dello stesso giorno, la vicina Jo Vonna Owings fa visita a Susan. Però Susan, verso le 5 di quel pomeriggio, non si sente tanto bene, quindi va a coricarsi. Infatti Jo Vonna Owings va via, augurandole di stare meglio e di rimettersi presto. Allo stesso modo anche Joshua, marito di Susan, si allontana da casa, dicendo che vuole portare i suoi figli a fare un giro sulla slitta. Sono le 8.30 ed è sempre domenica 6 dicembre, quando Joshua Powell viene visto da un vicino tornare a casa e parcheggiare la sua macchina in garage, un minivan. Ma ragazzi, arriviamo al giorno dopo, il 7 dicembre. È lunedì, quindi Charlie e Barden, i due figli di Susan e Joshua, devono andare all'asilo. Tra le 9 e le 10 di mattina dello stesso giorno è proprio l'asilo ad allarmarsi. Questo perché non solo non vedono arrivare Charlie e Barden, ma non riescono neanche a contattare i loro genitori, che sia da cellulare o da telefono di casa, sono irraggiungibili. Quindi l'asilo, preoccupato, cosa fa? Contatta la madre di Joshua. Terrica, quindi, entra in azione con sua sorella Jennifer. Provano a contattare anche loro Joshua o Susan, ma senza risultati. Ed è questo il momento in cui allertano la polizia. Terrica e Jennifer, quindi, vanno verso casa di Joshua e di Susan e attendono la polizia. Quando la polizia arriva, decide di fare irruzione nella casa, temendo che la famiglia sia rimasta vittima di avvelenamento da monossido di carbonio. Però, una volta che la polizia ha fatto irruzione in casa, non trova nessuno. Quel lunedì Susan non è andata a lavoro. La sua borsa con il suo portafoglio e tutti i suoi documenti sono stati trovati in casa, mentre il cellulare viene poi ritrovato in un secondo momento nel minivan, la macchina di famiglia. Però accade una cosa, ossia a un certo punto Joshua torna. E preparatevi perché la sua versione è davvero tanto scoppiettante. Joshua torna a casa lunedì 7 dicembre alle 5 del pomeriggio e ovviamente dati i fatti viene
portato nella stazione di polizia per essere interrogato. I poliziotti quindi interrogano Joshua, il quale ammette di essere uscito con i figli in slitta il pomeriggio di domenica e ammette anche di essere rientrato la sera di domenica verso le 8:30. Il punto è che poi Josh sostiene di aver deciso di portare i figli in campeggio, più precisamente al Simpson Springs Campground. Questo campeggio sta circa 81 miglia da dove abita Joshua e sostiene di essere uscito mentre Susan dormiva. L'informazione è ovviamente dubbiosa, prima di tutto per le temperature del periodo, che sono chiaramente rigide e di certo non adatte per campeggiare. Per di più, pensate che quando la polizia gli chiede perché abbia portato via i figli la domenica sera, se qualche ora dopo lui stesso sarebbe dovuto andare a lavorare, Joshua risponde che si era confuso con i giorni, era convinto non fosse domenica. Ma io ci credo poco, A questo punto partono le indagini. Il 9 dicembre la polizia ha già un mandato per entrare nella residenza dei Powell. Porta via delle scatole, delle borse ed un computer. Durante l'ispezione della casa notano anche delle macchie di sangue sul pavimento. Quindi prendono dei campioni. Un campione di quel sangue ha il DNA di Susan, ma l'altro è di una persona sconosciuta. Arriviamo al 10 dicembre. La polizia va a perquisire l'area di Simpson Springs, nel posto dove Joshua dichiara di aver portato i suoi figli in campeggio, per vedere se è rimasta qualche traccia del suo passaggio, ma ovviamente non trova niente. Arriviamo al 14 di dicembre. Josh assume un avvocato della difesa dello Utah, Scott C. Williams, e salta un terzo interrogatorio con la polizia, per poi arrivare il 15 dicembre a fornire di sua spontanea volontà un campione del suo DNA alla polizia. Ovviamente la polizia analizza il campione e in quel momento Joshua viene preso in considerazione come persona di interesse nel caso della scomparsa di Susan Cox Powell. In seguito alla sparizione di Susan viene anche intervistato Charlie. Il ragazzo in effetti conferma il viaggio in campeggio, dice che c'è stato, però sostiene anche un'altra cosa. Charlie sostiene che con loro c'era anche Susan, però non sa perché non abbia fatto ritorno con loro. Ma arriva il 18 dicembre, si avvicina Natale. Così Josh e i suoi figli partono per Puyallup, per passare le feste con suo padre, Steven. Passano quindi le feste e arriva il 6 gennaio. Josh va con suo fratello Michael ad imballare le sue cose a casa sua, a West Valley City. Questo avviene perché Josh è stato licenziato dal suo lavoro e non sarebbe mai riuscito a mantenere casa e figli senza un lavoro. Quindi deve far ritorno da suo padre a Puyallup, occupando una casa con i suoi fratelli Michael, Jonathan e infine con sua sorella Lina. Siamo al 6 dicembre del 2010, è passato un anno dalla scomparsa di Susan. Josh Powell e suo padre, Steven, affermano che Susan sarebbe scappata con un uomo scomparso nel Nevada a dicembre del 2009, di nome Steven Quaker. Secondo Josh e Steven, Susan sarebbe scappata in Brasile, proprio dove quell'uomo aveva fatto una missione per la Chiesa Mormone. I due arrivano ad affermare che probabilmente la coppia potrebbe essere fuggita assieme per poi convolare a nozze e iniziare una nuova vita. Ma di fantascienza qua ne abbiamo? Arriviamo quindi a luglio del 2011, quando Steven Powell, il padre di Josh Powell, appare sul Today Show per annunciare di voler pubblicare dei diari adolescenziali di Susan. Secondo Steven, quei diari dimostrano che Susan è fin troppo zozzettina e aperta, e lo era fin da quando era adolescente. Però, mentre Steven fa queste uscite da caciottaro di prima categoria, la polizia inizia ad estendere i suoi controlli. Specialmente quando il 24 agosto lo stesso Steven Powell racconta alle notizie nazionali che si era invaghito di Susan proprio perché aveva un modo da fare da civettuola. È qui il momento in cui la polizia inizia a vedere una pista. Steven, il padre di Josh, era ossessionato da Susan? Beh, non resta che scoprirlo. È quindi il 25 agosto quando ben 13 investigatori e altri 10 poliziotti dell'ufficio dello sceriffo nella contea di Pierce prestano servizio per perquisire la casa di Steve Powell a Puyallup, nello stato di Washington. Vengono perquisite scatole intere di video, fotografie e apparecchiature informatiche, oltre ai diari di Susan, che sono stati presi come prova. Il giorno dopo, il 26 agosto, un giudice di Washington concede un ordine restrittivo temporaneo che vieta assolutamente a Steve o a Josh di pubblicare o far diffondere in qualsiasi modo un qualsiasi diario di Susan Cox Powell. A questo punto la polizia trova nel computer di Steven circa 4500 foto di Susan, scattate tutte senza che lei ne fosse a conoscenza. Il 22 settembre a questo punto la polizia di Washington arresta Steven Powell, il padre di Joshua, e lo arrestano per le cose zozzette alla fine. D'altronde vi avevo detto che questa parte di vita per Steven era una vera e propria ossessione, e alla fine
fine viene accusato su solide basi. Le prove che hanno sequestrato i poliziotti il 25 agosto sono lampanti. Ed è così che un giudice ordina che Charlie e Barden vengano rimossi da casa per essere messi in custodia protettiva. Tuttavia, Steven non viene accusato di aver fatto qualcosa contro Susan, era semplicemente super ossessionato da lei. Arriviamo al 28 settembre, quando un giudice di Washington concede la custodia dei figli di Josh e di Susan ai nonni materni, Chuck e Judy Cox, ossia i genitori di Susan. Il giudice inoltre ordina a Josh di sottoporsi a una valutazione psicologica e di frequentare delle lezioni per migliorare come genitore. Il 15 dicembre Chuck Cox, ossia il padre di Susan, la ragazza scomparsa, dice in tribunale che i nipoti Charlie e Barden devono assolutamente vedere dei terapisti, in quanto uno dei due ragazzi ha spesso degli incubi terribili. Inoltre Chuck sostiene che i ragazzi, quando tornano dalle visite col padre, risultano più ostinati e ribelli. Joshua quindi è stato sottoposto a diverse valutazioni giudiziarie a Washington e James Mulley fa una dichiarazione dove determina che tutto sommato Joshua aveva adeguate capacità genitoriali, ha sempre avuto un'occupazione costante, la fedina era pulita. Tuttavia, James Mulley non evita di sollevare i lati negativi di Joshua. Joshua appare come un uomo cresciuto con una grande carenza affettiva, che però non ammette. Ha comportamenti da prepotente e ce li ha anche con i suoi figli, ma nonostante questo, James Mulley, nella sua raccomandazione iniziale, chiede che Joshua veda ancora i figli, con la supervisione di un assistente sociale. È in realtà l'ultima settimana di gennaio 2012, quando la polizia dello Utah scopre nel computer di Josh un sacco di foto furbettine, un po' bricconcelle. Ovviamente non viene trovato nulla che lo renda colpevole, sia chiaro. Ma la cosa per James Mulley è preoccupante. Però, successivamente, suggerisce ugualmente di far incontrare Joshua e i suoi figli sotto stretta supervisione di un assistente sociale. Ora ragazzi, arriviamo all'epilogo di questa storia. È il 5 febbraio del 2012, quando l'assistente sociale Elizabeth Griffin Hall chiama il 911 dopo aver portato Charlie e Barden ad una visita supervisionata a casa di Joshua. In qualche modo Joshua riesce a prendere le creature prima che l'assistente sociale se ne renda conto e si chiude in casa. Poco dopo la casa e l'atto appare intenzionale. L'indagine antincendio in effetti trova galloni di benzina nelle rovine della casa. Inoltre Josh aveva addirittura contattato amici e parenti prima di fare quel gesto, salutandoli per mail. Arriviamo al 21 maggio del 2013. La polizia di West Valley City annuncia la chiusura delle indagini su Susan. Stephen Powell, il padre di Joshua Powell, alla fine viene rilasciato l'11 luglio del 2017. Susan resta una ragazza scomparsa. Però, se pensiamo al destino che hanno avuto i figli e Joshua, è altamente probabile che alla fine la persona colpevole era proprio Joshua, suo marito. Questo, ad oggi, resta comunque un cold case. Detto questo ragazzi, io ho finito di sprolocchiare in questo video. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa storia, se la conoscevate già, oppure se vi ho fatto conoscere qualcosa di nuovo. Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.